Grazie Presidente, sull'ordine dei lavori, perché la questione è così scottante che davvero non può attendere il fine seduta. E mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza, intendo esprimere sincere parole di solidarietà alla collega senatrice Ester Mieli, perché l'intero Paese è sconvolto da quanto è emerso dall'inchiesta giornalistica condotta da Fanpage a proposito di certi circoli legati purtroppo al partito di maggioranza di cui anche Ester Mieli è parte, Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale. Le prove che vengono portate alla visione di tutti sono prove inoppugnabili. Io quindi mi sento di suggerire davvero, sinceramente, agli esponenti di quel partito di prendere nettamente le distanze da quegli atteggiamenti, da quei comportamenti, da quei saluti fascisti, da quelle parole che abbiamo visto tutti scritte nelle chat e che sono irripetibili, e consentire ad Ester Mieli di continuare a svolgere il suo ruolo da senatrice, anche il ruolo di vicepresidente all'interno della commissione della senatrice Segre, con serenità. Perché in questo momento non credo che possa farlo con serenità, né il Paese possa guardare a voi con serenità. Non prendete le distanze da Fanpage, bensì da quei circoli e da quelle persone che esprimono comportamenti incostituzionali, in violazione di tutti i diritti umani e che inneggiano a periodi della nostra storia che devono essere lasciati nel buio a cui appartengono. Grazie. Senato.